nei panni di Carlo Guerrieri, Claudio Amendola. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao Francesca, buonasera. Aspetta, partiamo dall'inizio proprio, perché poi il testo noi l'abbiamo scritto, riscritto, rivisto. Sì. Allora, noi abbiamo cercato per presentarti la parola fico. D'accordo o no? È fico o no? Però poi ci siamo chiesti, ma fico che cosa significa? Ma che vuol dire fico? Che vuol dire? Cioè, proprio in italiano. No, in italiano vuol dire persona abile, di bell'aspetto, che si fa ammirare per le sue capacità o doti. Ti ci ritrovi? Dai, dai, un po' sì. Un po' sì. Abile, che si fa, che si contraddistingue per le sue capacità, sì. Di bell'aspetto lo sono stato, molto. E adesso che voto ti dai? Ma io mi do una gran bella sufficienza, e... ma perché sto bene con me stesso, perché... perché vivo con serenità gli anni, l'età, il periodo, sono stato un ragazzo molto 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 figo e quindi poi va bene, io ci sono due attori che stimo tantissimo e sono Nick Nolte e Jeff Bridges, perché hanno sdoganato la panza e quello è il grande segreto. Quando ho visto Il grande Lebowski ho smesso di recitare in apnea. Ho detto basta, uno si può rilassare. Più panza per tutti. Ma sì, quella giusta, quella che ho capito essere molto apprezzata. Oh, senti, invece no, parliamo di lavoro. Perché sei figlio, sì, d'arte, no? Lo sappiamo. Ma te lo sei sentito dentro nel DNA questo futuro che poi avresti avuto anche così luminoso oppure no? No, l'ho scoperto, non ho mai pensato da ragazzo di... Io ho cominciato giovanissimo, quindi ho avuto poco tempo per pensarci, eh? Questo bisogna anche dirlo, a 18 anni ero già un attore, anche inconsapevolmente, però lo ero. E quindi erano anni in cui non è che ti chiedevi troppo cosa avresti fatto, perché qualcosa avresti fatto, c'era un'altra, una società diversa, il lavoro non era un grosso problema, tant'è che io, come si sa, insomma, non ho finito il liceo e i miei genitori non ne hanno fatto una tragedia dopo aver tentato in tutti i modi di convincermi, perché comunque erano sicuri che un lavoro l'avrei trovato. E infatti prima di fare l'attore avevo comunque fatto già tante esperienze lavorative, perciò era una società diversa. E non pensavo, sinceramente, né ambivo. Poi è capitato. Poi... Queste doti, queste capacità, questa capacità di farsi ammirare. L'occasione soprattutto, Francesca, ma l'occasione. Ma le porte in faccia, invece, le hai ricevute o no? No. Non pervenute? No, mai. Non, nel lavoro? Sì. No. Non, io ho avuto sempre una grande fortuna. E anche evidentemente delle scelte giuste, dei consigli che ho seguito che erano quelli giusti, però non ho mai dovuto cercare lavoro, non ho mai dovuto aspettare un lavoro, ho sempre lavorato avendo un contratto in essere per un lavoro successivo.